Passiamo adesso alle nuove FLIR T500. Strumenti come vedi con ottica inclinabile, quindi cambia il corpo macchina, passiamo da pistola all'ottica inclinabile. Caratteristiche identiche per la serie, quindi comuni a T530 e T540, identiche alla FLIR serie XX di fatto. Le lenti sono da 42, 24, 14 gradi, il range è manuale, 30 mAh di sensibilità, due batterie al litio per 4 ore di autonomia a batteria. Anche qui la messa a fuoco è sia manuale che automatica o continua. Il display anche qui è da 4 pollici ed è una tecnologia Dragon Trail, pertanto antigraffio. Memoria SD da 8 GB espandibile anche per questa serie. Peso passiamo dai 900 grammi a 1,3 kg. Modalità di immagine termica MSX Picture in Picture. Fotocamera del visibile anche qui a 5 megapixel. Connettività Wi-Fi e Bluetooth. Geolocalizzazione dei tuoi termogrammi attraverso GPS e bussola. Stanziometro laser presente. Strumenti di misura, puntatore centrale, delle arie e possiamo anche inserire degli allarmi, ovvero l'isoterme, che dovresti ormai sapere cos'è. Collegamento attraverso la funzione MeterLink, igrometro e pinza amperometrica. Acquisizione sia di foto che video radiometrici e funzione Ultramax che moltiplica la quantità di pixel dei tuoi termogrammi presente. Differenze tra le due termocamere. Soltanto risoluzione e intervallo di temperatura. Di fatto poi rimangono tali e quali. Investimento 9,995 13,995 per quanto riguarda la T540. Anche questa termocamera come le FLIR EXX appunto uguali queste esclusive caratteristiche tecniche. Abbiamo il display antigraffio, l'ottica che la puoi cambiare senza costi di calibrazione. Misurazione distanze e aree, microfono integrato, risoluzione Ultramax, sensibilità 30 mAh, GPS integrato e sistema operativo di ultimissima tecnologia che si avvicina sempre di più appunto a smartphone e tablet di ultima generazione. Cosa dovrebbe spingerti a comprare una T500 e non una FLIR EXX? Fondamentalmente l'unica vera e reale miglioria sta nell'impostazione. L'ottica inclinabile è un qualcosa di assolutamente comodo per i professionisti ovviamente esperti e che hanno un budget a disposizione che giustifica l'acquisto di uno strumento di questo tipo. Appunto, inclinare l'ottica, se pensi a quanto sia scomodo stare puntare con questa termocamera una soffitta, ti rendi conto che qui poter far fare questo lavoro non al nostro polso, ma direzionare l'ottica verso il soffitto, ti consente ovviamente di ridurre l'affaticamento nelle tue ispezioni. E possiamo passare a quella che è di fatto il non plus ultra della termografia a uso civile ed industriale. Appunto, la famiglia T600, caratteristiche comuni a queste termocamere, lente a scelta, oltre a queste potremmo acquistare anche lenti da 6 gradi. E il range di temperatura ovviamente è regolabile, quindi è manuale, possiamo fare sintonizzazione termica. Mirino ottico antiriflesso proprio come le reflex. Abbiamo due batterie per 3 ore di autonomia a batteria. Display diventa da 4,3 pollici. La memoria è sempre un SD da 8 giga che puoi cambiare. E il peso resta 1,3 kg. Anche qui modalità immagine termica MSX Picture in Picture. Fotocamera del visibile 5 megapixel. Connettività sia WiFi che Bluetooth. GPS bussola integrata. Autoscatto che puoi impostare anche su questo modello di termocamera. Strumenti di misura. Abbiamo il puntatore centrale. L'aria e gli allarmi isoterme, connettività attraverso Bluetooth, possiamo fare un collegamento con igrometro e pinza amperometrica attraverso il MeterLink, acquisizione sia di foto che video radiometriche e Ultramax anche per queste termocamere. Differenze tra le due termocamere, qui ho commesso un errore, perdonami, ma di fatto queste sono le differenze, al di là del prezzo che come vedi è veramente notevole. 640x480 per entrambe le termocamere, cambia l'intervallo di temperatura, abbiamo una termocamera con 650 gradi di intervallo massimo per la 640, 660 invece arriviamo a 2000 gradi. Sensibilità 35 mA per la T640, 20 mA che è la migliore in assoluto, la migliore sensibilità per le termocamere a uso civile, appunto 20 mA. Accuratezza della misura più o meno 2 gradi, più o meno 2%, mentre qui passiamo a più o meno 1 grado, più o meno 1%.
Tutte, ovviamente, tutte e due le termocamere consentono di inserire diversi strumenti di misura, tra cui le arie. E il prezzo 18.395 ASE 40, 23.000 euro per la migliore termocamera a uso civile, ovvero la T660. Caratteristiche uniche di queste termocamere: il display diventa da 4,3 pollici, abbiamo un mirino ottico antiriflesso, proprio come le reflex, che ti consente di osservare attraverso un mirino e non attraverso il display ciò che stiamo osservando. Risoluzione elevatissima, 640x480, funzione Ultimax, la sensibilità notevolissima direi della T660, ovvero 20 mAh. E un'ampia scelta di ottiche che non ha eguali nel panorama mondiale, appunto, del mercato delle termocamere ad infrarossi. Differenze tra una T500 e una FLIR T600: di fatto parliamo delle migliori termocamere al mondo per il mercato civile ed industriale. Tuttavia, la FLIR T500, essendo nata a marzo, nonostante abbia una risoluzione inferiore e non ha il mirino ottico, essendo uno strumento di nuova generazione, comunque presenta alcuni vantaggi, ad essere sincero, per esempio il distanziometro laser o il calcolo delle superfici, le lenti che si autocalibrano e considera che ti fanno risparmiare 900 euro di calibrazione se un domani dovrai cambiare l'ottica, e il nuovo strumento è il nuovo sistema operativo assolutamente più intuitivo che ti consente di avere, ecco, appunto, tra le mani uno strumento con un menu che assomiglia tantissimo a quello dei nostri smartphone o tablet.